Siamo con il candidato sindaco Vincenzo D'Alberti, oggi qui presso il comitato elettorale, una riunione importante appunto con i rappresentanti del PSI che sostengono la lista Adesso il Futuro, la lista appunto che sostiene Vincenzo D'Alberti e con la presenza appunto dello stesso onorevole Nino Oddo. Ecco, un sostegno importante, ultimi giorni di campagna elettorale, quali impressioni? Le impressioni sono buone, noi abbiamo ottimi riscontri da parte delle persone, giornalmente visitiamo decine e decine di famiglie, incontriamo gruppi di persone, vediamo che l'entusiasmo che cresce giornalmente attorno alla nostra candidatura, alla nostra lista, e comunque vediamo che grazie anche alla partecipazione di serate come queste che riusciamo a diffondere il nostro programma e molte persone iniziano a crederci, iniziano a credere che un futuro per Petrosino diverso è possibile. Un leitmotiv relativamente alle dichiarazioni dei candidati del PSI, ma anche dello stesso Nino Oddo, è quello che riguarda il sociale, che questa lista, insomma, a sostegno di D'Alberti vuole appunto portare avanti il PSI. Quindi il sociale nel programma di Vincenzo D'Alberti. Uno dei motti del Partito Socialista è appunto che nessuno resti indietro e noi dobbiamo essere l'amministrazione che guarda più deboli e più bisognosi, alla parte della società civile che è veramente in difficoltà. Durante questa campagna elettorale abbiamo affrontato i temi dello sviluppo economico dicendo che Petrosino è il comune più povero della provincia di Trapani, che ha bisogno di innovazione, che ha bisogno soprattutto di investimenti che possano creare un lavoro stabile, perché pensiamo che prima di tutto per creare ricchezza, occupazione e sviluppo bisogna che ci sia il lavoro per tutti e nessuno può rimanere indietro se tutti hanno un lavoro. Poi per quanto riguarda le politiche sociali, noi non siamo per le forme di assistenzialismo, perché noi pensiamo che l'assegno civico che viene dato 3 mesi all'anno spot sia solamente una forma di assistenzialismo. Noi abbiamo bisogno di iniziare a pianificare delle nuove politiche sociali che possano dare veramente sostegno alle famiglie più deboli, sostegno ai più bisognosi e sostegno alle persone più in difficoltà. Siamo qui con l'onorevole Nino Oddo, che è questore all'ARS, quindi all'Assemblea regionale siciliana, nonché è il rappresentante appunto regionale del PSI nel Consiglio nazionale PSI, oggi qui a Petrosino per sostenere la candidatura di Vincenzo D'Alberti, una candidatura importante. Il PSI sostiene questa candidatura perché? Ma perché mi pare che Vincenzo D'Alberti sia assolutamente, io ho un po' di esperienza perché giro la provincia, e credo uno dei candidati sindaci in generale più attrezzati, nel senso che ha il know-how, come dicono gli americani, che occorre oggi per un sindaco in un comune del sud, ha il rapporto con la comunità europea, è quel sindaco che, se ben eletto l'11 giugno, come io credo e penso, dagli elettori petrosileni, può veramente rilanciare questo comune. Occorrono dei sindaci che riescono a drenare soprattutto finanziamenti europei. Oggi i comuni hanno pochissime risorse, i trasferimenti da Roma e da Palermo sono ridotti al lumicino, e allora se non si ha la capacità di volare alto è difficile poter rilanciare un comune. D'Alberti ha queste caratteristiche, credo che sarà un buon sindaco, e i socialisti sono fortemente impegnati in questa candidatura. Abbiamo dei candidati in lista, innanzitutto Cate Marino. Ecco, i candidati, vediamo un po'. Segretaria provinciale, ma anche Aldo Caradonna. Abbiamo due candidati che si richiamano al Partito Socialista all'interno della lista. Credo che siamo nelle condizioni di dare un contributo importante a questa candidatura. Credo che i socialisti insieme al Partito Democratico siano i due capisaldi di questa coalizione, poi vi sono singole candidature civiche, e complessivamente mi pare una buona lista, ma credo che ci portiamo sulle spalle l'onore e l'onere di caricare politicamente questa candidatura di un significato, diciamo, noi socialisti e il Partito Democratico. Questo è il significato di questa battaglia che è in corso.
Ecco, è un territorio come quello di Pietrosino, un territorio vitato, un territorio dove appunto la produzione vitivinicola è importante, quindi nel programma di D'Alberti si parla molto di produzioni di eccellenza e di vocazione del territorio. Assolutamente sì, ma non solo questo, io ad esempio stasera sono venuto qua a Pietrosino per parlare anche dei più deboli, io ho presentato un disegno di legge sui disabili. E questo disegno di legge sostanzialmente è stato recepito dal governo, e in sostanza significa che i comuni attraverso degli albi potranno predisporre gli elenchi dei disabili nel territorio comunale e questi elenchi potranno usufruire di risorse finanziarie che noi abbiamo messo nell'ultimo bilancio della regione. Questo significa portare avanti gli ultimi, ecco, anche in questo si guarda il livello di qualità della vita di una comunità, nella capacità di portare avanti gli ultimi, e questo è il contributo non a caso che noi socialisti ci intestiamo. Siamo con Aldo Caradonna, candidato al Consiglio Comunale di Pietrosino nella lista Adesso il Futuro a sostegno del sindaco Vincenzo D'Alberti. Aldo Caradonna, rappresentante appunto del PSI insieme a Catimarino, quindi siete rappresentanti dell'onorevole Nino Oddo in questa campagna elettorale. Aldo, il sostegno al sindaco Vincenzo D'Alberti, perché? Il supporto a Vincenzo D'Alberti nasce dalla voglia e dalla volontà di dare un contributo a questo progetto innovativo e di sviluppo del territorio. Un progetto a cui noi teniamo tantissimo affinché comunque le nuove generazioni possano rimanere qua e non andare a cercare il loro futuro altrove. Siamo con Catimarino, candidata al Consiglio Comunale di Pietrosino a sostegno del sindaco Vincenzo D'Alberti con la lista Adesso il Futuro. Catimarino, oggi qui appunto c'è anche l'onorevolino Oddo, che voi rappresentate come PSI. Ecco, perché la candidatura, il sostegno alla candidatura di Vincenzo D'Alberti? Beh, diciamo innanzitutto la mia è una candidatura di partito. Come Partito Socialista abbiamo deciso di appoggiare Vincenzo D'Alberti sostanzialmente per il suo programma innovativo. Io sono fortemente convinta che questo paese ha bisogno di una svolta. Abbiamo vissuto, direi, 5 anni di oscurantismo e speriamo che per il prossimo futuro le cose abbiano una luce diversa. Ecco, quali sono le tematiche sul quale si concentra appunto l'attività, si concentrerà l'attività di D'Alberti qualora fosse eletto sindaco? Ma io il programma è innovativo, noi sostanzialmente ci occuperemo intanto dei problemi del territorio, quello sicuramente, però il nostro progetto è quello di creare un tavolo di concertazione con le istituzioni nazionali, regionali e soprattutto europee. Nello specifico io come socialista mi piace citare una frase di Nenni che dice che i socialisti ci sono per portare avanti quelli che sono nati indietro. Ecco, il mio intento è quello di occuparmi un po' di più del sociale, nel senso che in questi anni le cose non sono andate esattamente come dovevano andare. C'è una profonda crisi sia dal punto di vista lavorativo, ma soprattutto dal punto di vista, diciamo, anche sociale, morale. Noi qua in questo paese abbiamo delle case popolari dove c'è un degrado fortissimo. Io faccio l'insegnante e queste cose le vivo giornalmente a scuola, motivo per cui sento questo peso e questa responsabilità. Per cui il mio intento è proprio questo, cercare di portare avanti chi è nato indietro. E allora in bocca al lupo. Viva il lupo. Siamo qui con il candidato sindaco Vincenzo D'Alberti, con i due candidati della lista Adesso il Futuro, Catimarino e Aldo Caradonna, del PSI. E abbiamo qui con noi la segretaria provinciale appunto del PSI, che porta il suo saluto. E inizierei passando direttamente la parola a lei. Buonasera a tutti, è con vero piacere questa sera intervengo qua in questa ultima settimana di campagna elettorale che ci vede abbastanza impegnati per portare un risultato ottimale a Pietrosino e al territorio di Pietrosino.
E porto i saluti dell'onorevole Oddo, che non è potuto rimanere qui con noi perché aveva tutta un'altra serie di impegni concomitanti, pure su Trapani e Erice, che sono chiamati come Petrosino al voto l'11 giugno. Si scusa per non essere qui adesso con noi e fa un in bocca al lupo a tutti. Io sono molto contenta, come dicevo, di essere qua, intanto perché qua ci sono degli amici accanto a me del Partito Socialista che rappresentano quindi quello che è il partito all'interno di un comune quale Petrosino. Poi mi facevano ricordare poc'anzi Elio Licari, questo connubio molto forte fra il comune di Petrosino e il Partito Socialista. Da sempre vivo in questo comune, forse è proprio stata la volontà socialista di creare questo comune. Ed ecco quindi noi, la nostra testimonianza è l'essere presenti all'interno di questo territorio con le nostre stanze, con le nostre vocazioni molto forti, per far rinascere il territorio sicuramente vocato all'agricoltura, al turismo. Abbiamo delle bellezze naturali che non sono da meno ad altri contesti che si trovano magari fuori dalla Sicilia. Ecco, noi dobbiamo fare di tutto per creare una movimentazione che porta appunto dei contributi, che siano essi europei. Ho sentito spesso parlare qui il nostro candidato sindaco di progettazione europea, di contributi europei che possono sicuramente portare un'energia a quelli che sono i nostri territori per poterli rilanciare, perché altrimenti le casse dei comuni sono molto scarne di altro. Ecco, è questo che dobbiamo, soprattutto su questo che dobbiamo puntare, su una progettazione europea che porta dei proventi, che porti dei proventi appunto a questi nostri territori. Ecco, con questi principi, con questa voglia di fare tipica del nostro partito, che do il mio in bocca al lupo ai nostri due candidati, alla Cati Marino e Aldo Caradonna. Grazie. Buonasera a tutti. Grazie per aver accettato il nostro invito questa sera. E mi scuso per l'attesa, ma purtroppo dico, ci sono anche altri impegni che il nostro candidato sindaco ha. Comunque l'onorevole Oddo è stato qui con noi e non è potuto più rimanere per gli impegni che ci sono a Trapani, dove si gioca anche una partita importante come qui a Petrosino. Mi conoscete tutti, sono Aldo Caradonna, sono candidato assieme a Cate Marino per il PSI, con la lista Adesso il Futuro di Vincenzo D'Alberti. La mia candidatura nasce dalla volontà, dalla voglia di dare un contributo a questo progetto politico di sviluppo di questo territorio. Con Vincenzo D'Alberti penso che Petrosino ha bisogno, sono convinto che Petrosino ha bisogno delle sue competenze e delle sue qualità, con un progetto innovativo che mira allo sviluppo del territorio. Sono convinto che Vincenzo D'Alberti è la persona giusta. Non possiamo ancora rimanere arroccati con l'ordinario. Petrosino ha bisogno dello straordinario, Petrosino ha bisogno di altre cose per sviluppare questo territorio. Non possiamo rimanere ancora a guardare le nuove generazioni, i nostri giovani, i nostri figli che vanno a cercare il loro futuro altrove. Noi abbiamo l'obbligo, abbiamo il dovere di provarci, perché queste persone, queste generazioni rimangono qua a Petrosino, perché noi abbiamo bisogno di loro. Loro sono il nostro futuro. Sono convinto di un'altra cosa: il comune deve essere non deve essere la casa del sindaco, deve essere la casa dei cittadini. Il suo accesso deve essere libero. Non possiamo andare al comune e dobbiamo dare la tessera, dobbiamo dire dove andiamo, cosa facciamo. Noi viviamo in libertà, in democrazia. Noi amiamo la libertà. Per questo io ho scelto Vincenzo D'Alberti. Abbiamo bisogno del vostro supporto, del vostro aiuto ancora per qualche giorno per poter vincere queste elezioni, perché per poter realizzare anche il nostro sogno di libertà che si chiama Vincenzo D'Alberti. Grazie. È praticamente inutile che io mi presenti, sono sempre quella senza voce. Qualche giorno fa, ormai penso che se non passa il 12 non ritorna, sì. Poi mi hanno prescritto un mese di silenzio assoluto.
come se non fosse bastato quello che abbiamo subito in questi 5 anni. Qualche giorno fa, io sono una donna molto social, e quindi questa campagna elettorale in realtà lo sto usando molto poco, o meglio, lo uso per condividere le cose di Vincenzo e della nostra lista. Qualche giorno fa, sfogliando tra le varie notifiche, ne ho letta una molto simpatica, in cui si diceva che il Partito Socialista appoggiava la candidatura del candidato X, l'innominato. Questa cosa mi ha fatto, lì per lì mi ha fatto sorridere, poi sinceramente mi ha fatto un po' arrabbiare, perché in realtà io considero socialisti quelli che partecipano attivamente alla vita politica del partito a Pedrosino, e allora ho simpatizzanti. Io sono la nipote del primo sindaco di Pedrosino, e sentirlo nominare accanto a una figura che non è quella del PSI ufficiale, e quindi la mia, quella di Aldo, quella di Peppe, quella di Giovannella Licari, sinceramente mi ha fatto un po' arrabbiare, anche perché questi signori che si professano socialisti e che appoggiano il candidato X, praticamente, beh, non lo dico, perché poi rischio di essere denunciata, e allora non lo voglio dire. Io stasera voglio dire una cosa, io sto parlando a nome di mia sorella, e non solo. Mia sorella, e lo dico anche con un nodo alla gola, è portatrice di handicap. In questi 5 anni la barzelletta che noi ci occupiamo del sociale l'ha subita, perché occuparsi del sociale di queste persone non vuol dire fargli la festicciola in piazza oppure i 15 giorni sotto il sole a Biscione, e neanche può essere le 8 euro al giorno. Occuparsi del sociale dei disabili è tutt'altra storia. Io con uno dei miei più cari amici, che condivide il mio stesso problema, perché parliamoci chiaro, è un problema avere a casa un portatore di handicap, e adesso mi diranno, ah ma non si chiamano più così, chiamiamoli come volete, qualsiasi appellativo noi gli diamo, sempre quello. Mia sorella è disabile mentale e mia madre ha 76 anni, e la cosa sinceramente mi preoccupa tantissimo, perché io non lo so che cosa succederà dopo di lei. Io con uno dei miei più cari amici cercherò, se saremo eletti, con Aldo, con Vincenzo e con quello che l'Europa ci può dare, ma non solo l'Europa, anche le istituzioni regionali, nazionali, e il vostro contributo, cercheremo di elaborare un progetto che si chiama Dopo di noi, che non è quello postato su Facebook con una locandina e poi realmente non si sa di che cosa si parla, perché dopo noi significa elaborare una vita possibile per queste persone quando i loro familiari non ci saranno più. Allora io stasera ve lo chiedo a nome di Antonella, di Claudio, di Giuseppe, di Rossana e di tutti quelli che sono nati indietro, voi dovete uscire, andare per le strade e cercare di convincere il più alto numero di persone possibili, perché noi siamo a 5 giorni dal voto, e questi 5 giorni serviranno agli altri per toglierci quello che noi abbiamo guadagnato, e non glielo possiamo permettere, perché non possiamo permettere che questo paese viva altri 5 anni di oscurantismo, perché questo abbiamo fatto. La giornata peggiore di questa campagna elettorale sarà sabato. Sabato la gente si venderà per 10 euro per un piatto di pasta, per una passeggiata. E non è possibile, perché ripeto, non è questo il dopo di noi. Il dopo di noi è creare strutture per accogliere questi ragazzi. Il dopo di noi è creare un futuro, non solo per loro, per tutti noi, per mia figlia che vive all'estero e per tutti i trentenni che non sono più qua.
Il dopo di noi è un futuro migliore ed è sicuramente con Vincenzo D'Alberti. Nessun altro può prendere il suo posto. Grazie. Grazie Cati, grazie ad Aldo e soprattutto grazie a Nino Oddo che l'ho chiamato proprio per telefono. Purtroppo i tempi della campagna elettorale sono molto lunghi e quindi non siamo riusciti ad essere nello stesso posto, però siamo come se lo fossimo, perché il Partito Socialista è stato uno dei primi che ha supportato la mia candidatura, è uno dei primi che ha aderito a questo progetto politico, è uno dei primi che ha lavorato a questo progetto con idee, con uomini, e ha messo veramente due tra i suoi migliori rappresentanti. Arno Caradonna e Cati Marino sono veramente tra le persone che io mi sono trovato più vicino quando dovevamo lavorare al nostro progetto politico. Come voi ben sapete, questo non è il progetto politico del Partito Socialista, del PD, di Alternativa Popolare, di Sicilia Futura. Questo è il progetto politico di 12 uomini e donne che si chiamano la lista di Adesso il Futuro, che guarda a costruire un progetto per il futuro di questa città. Questo progetto politico l'abbiamo noi con forza vagliato e sottoposto ai partiti politici, e siamo orgogliosi del fatto che i partiti politici lo hanno sostenuto, perché lo ripetiamo ad alta voce: in Italia i problemi li risolve la politica. Petrosino da sola non può risolvere i problemi, non può risolvere i problemi di cui accennava Cati del dopo di noi. Noi abbiamo bisogno di strutture per i portatori di handicap, abbiamo bisogno di strutture per la disabilità, noi abbiamo bisogno di strutture per gli anziani, noi abbiamo bisogno di strutture per il sociale, affinché, come dice uno dei motti del Partito Socialista, nessuno resti indietro. Noi dobbiamo essere l'amministrazione dell'ascolto. Come diceva Aldo, per 5 anni noi abbiamo avuto un sindaco che non è uscito per le strade, un ex sindaco ormai andato, che un ex sindaco che non è uscito per le strade, un ex sindaco che ha chiuso le porte in faccia ai cittadini, all'associazione, al volontariato, a tutti, per fare solamente mero e puro annuncio politico e carrierismo personale. Lui ha fatto solamente quello, carriera personale, senza guardare alle persone che avevano più bisogno, senza guardare ai giovani di cui parlava Aldo. Noi abbiamo bisogno di iniziare a guardare ai giovani, di iniziare a guardare al futuro. Ed ecco perché ci siamo rivolti ai partiti. Lui ha tentato di chiedere aiuto ai partiti, ma gli hanno chiuso le porte in faccia, perché hanno capito che non aveva interesse, non aveva altro interesse che era quello personale, e non chiedeva mai qualcosa per se stesso. Ecco perché poi i partiti ti chiudono le porte in faccia. I partiti aprono le porte quando chiedi qualche cosa per il territorio, non quando chiedi poltrone, incarichi, quando chiedi la possibilità di fare carriera. Dal punto di vista del nostro programma, voi iniziate a conoscerlo. Per la prima volta, dopo tanto tempo, si inizia a parlare concretamente di Europa, di aprire le frontiere di questa cittadina verso l'innovazione che può venire dai fondi comunitari, dal Parlamento europeo. Noi abbiamo avuto modo di interloquire con parlamentari europei, il nostro assessore Pezzini ha ospitato Cati al Comitato Economico e Sociale Europeo, gli ha illustrato quello che sarà il futuro, e il futuro si chiama innovazione, si chiama fonti energetiche rinnovabili, si chiama biologico, si chiama agricoltura sostenibile. Il futuro in questo momento si chiama Adesso il Futuro, che è la nostra lista per Petrosino, perché iniziamo tutti da adesso a costruire il futuro per la nostra terra. Iniziamo a costruirlo con Cati Marino e con Aldo Caradonna al Consiglio Comunale, perché ognuno di voi domani dovrà avere un portavoce. Loro saranno, così come li chiamano anche i 5 Stelle, portavoce, che saranno i rappresentanti vostri presso il Consiglio Comunale, perché il Consiglio Comunale con la nostra amministrazione non sarà un consiglio comunale di soldatini che rispondono a bacchetta agli ordini del capo, ma sarà un consiglio comunale che dovrà dare idee costruttive, che dovrà dare idee per il futuro, che dovrà dare idee per l'innovazione, e sono sicuro che sia Aldo che Cati potranno dare
potranno dare questo tipo di contributo in consiglio comunale. Quindi chiudiamo dicendo come si vota. L'11 giugno voi dovrete segnare la lista Adesso e Futuro, il simbolo della nostra lista, e avete la possibilità di scrivere due nomi per la prima volta, un uomo e una donna. E voi che siete socialisti, che avete a cuore il bisogno dei più deboli, dei più bisognosi, affinché nessuno resti indietro, io vi invito a scrivere il nome di Aldo Caradonna e di Cati Marino, di segnare quel simbolo e di votare me all'amministrazione comunale di questa città, affinché nessuno resti indietro, affinché tutti possiate avere una voce, affinché il comune ci torni a essere quella comunità di gente per bene, di uomini e donne che vivono assieme in simbiosi e che vogliono solamente il bene di questa terra. Grazie e arrivederci.